Ciao a tutti, oggi vi voglio presentare queste fantastiche calzature che ho scoperto da pochi anni e che vi permetteranno di fare un sacco di chilometri in totale comodità e senza fare vesciche e senza sudare, soprattutto nei periodi estivi. Sto parlando di queste? Questi sono dei sandali semi fai da te, ok? Vuol dire che la compagnia che le produce vi spedirà una suola, cioè un sandalo, con misura standard e voi poi dovete ritagliarlo seguendo la misura del vostro piede e poi anche allestirlo con le corde. Quindi avrete una calzatura che praticamente sarà a vostra misura e vi calzerà perfettamente. Quindi, come vedete, vediamo se riesco a mettere fuoco, sì, eccola qua. La suola c'ha questa tessellatura che va in un senso ma anche nell'altro senso, quindi avrete una tenuta spettacolare, veramente ottima su qualsiasi tipo di terreno. E da questa parte invece, vediamo se riesco, come vedete la suola interna è molto grippante, quindi c'è molta tenuta con il piede. Ciò fa sì che il piede non scivolerà facilmente sulla suola e quindi ottimo per fare le salite e le discese in tutta sicurezza, in tutta comodità. Dunque, i sandali si mettono così. Una volta che li avete fatti, li fate una volta e non li fate più, insomma, non è che dovete stare a fare l'allacciatura ogni volta. Inserite così. Ecco, aggiustate un attimo, è fatto. Ecco, avete una calzatura a vostra misura, comodissima, leggerissima, senza problemi di sudore né di vesciche. Dunque, come vi dicevo prima, questi sono ottimi su tutti i tipi di terreni, soprattutto se fate i sentieri di montagna, ma anche in città vanno benissimo, in spiaggia, sono un po' come delle hawaiane, no? Però con l'aggiunta della tenuta posteriore, che è un fattore fondamentale per avere una scarpa molto comoda da poter usare su qualsiasi tipo di terreno. Ho usato questi sandali sia per fare uno dei cammini di Santiago che ho fatto, ma anche per fare tante camminate in montagna, e non avrete sinceramente nessun problema con questo tipo di calzatura. Allora direte voi, ma perché allora usare un sandalo piuttosto che una scarpa? Beh, il sandalo vi permette di avere una estrema mobilità del piede, ok? E poi vi fa connettere molto meglio al suolo rispetto a una scarpa, perché praticamente avete solo un 6 mm di spessore che vi dividono dal suolo, quindi migliorando la vostra postura e la vostra camminata. Ottimi anche per correre, perché c'è gente che crede nella corsa con calzature minimaliste o addirittura scalza, e insomma avere un sandalo così vi permette di evitare che avendo una scarpa piuttosto ammortizzata il vostro piede atterri prima col tallone piuttosto che con la parte anteriore del piede, che sarebbe la parte più naturale con cui il piede dovrebbe atterrare per terra durante la corsa, per avere poi un effetto di molla, così evitando perciò, secondo questa teoria, di avere questa energia che si ha durante l'impatto con il tallone distribuita lungo tutta l'articolazione che va dal piede fino alle anche e anche alla colonna vertebrale. Quindi anche per chi è un appassionato di
scarpe minimaliste, corsa a piedi nudi o corsa con scarpe minimaliste, questa è un'ottima calzatura, insomma. Quindi, che dire, mi sento di consigliarla vivamente per la estrema comodità di questi sandali e per il fatto che appunto sono sandali fatti a misura del vostro piede e fatti da voi. Vi lascio il link nella descrizione, sia al prodotto ma anche a altri due video che ho fatto su come appunto ritagliare il sandalo sulla forma dei vostri piedi e su come assemblare i lacci al sandalo. Spero vi sia piaciuto il video, vi sia stato utile, e se vi è piaciuto mettete un pollice in alto, e invece se non vi è piaciuto anche il pollice in basso sembra funzionare. Se avete qualche domanda fatela sotto nei commenti e se posso vi risponderò con piacere. Vi ringrazio e alla prossima.